Buonasera dalla TGR Puglia. La ministra dell'Interno Lamorgese in visita a Foggia dopo gli ultimi attentati ai danni di attività commerciali nella Capitanata. Ha assicurato rinforzi e nuove risorse per il contrasto alla mafia, rinnovando l'appello a sporgere denuncia per cittadini e imprese. Sentiamo Sergio De Nicola, che ha intervistato anche due imprenditori che hanno avuto il coraggio di denunciare le estorsioni. Lo Stato c'è e ci sarà, dice la ministra dell'Interno Lamorgese a Foggia, in risposta alle 7 bombe, di cui 4 nella città di San Severo, contro attività commerciali esplose dall'inizio dell'anno. Dobbiamo essere presenti con le nostre divise, con i nostri caschi, con le nostre armi, perché se qua dobbiamo vincere una partita, e sicuramente noi la vinceremo, noi dobbiamo fare la nostra parte. Annuncia rinforzi la titolare del Viminale, che ricorda il reparto anticrimine, i cacciatori di Puglia, la sezione distaccata della DIA, interventi apportati dopo la strage di San Marco in Lamis sul Gargano nel 2017. In più annuncia 80 milioni di euro per nuove telecamere ad altissima definizione in tutta la provincia. Per San Severo altri 4 milioni e mezzo per una cittadella della sicurezza, mentre si fa strada l'ipotesi di un ufficio a Foggia della direzione distrettuale antimafia di Bari. La magistratura, la direzione nazionale antimafia, la direzione distrettuale e la procura circondariale portano avanti quel modello investigativo di condivisione che fino ad oggi ha dato questi risultati straordinari. Tutti uniti dunque si potrà vincere. I cittadini saranno liberati da questa forza della criminalità, perché c'è una forza più forte che quella dello Stato. Resta però, e lo dice forte la ministra, una difficoltà delle persone a denunciare. Lei non ha accettato il ricatto e ha denunciato, da allora cosa è cambiato nella sua vita? Cosa è cambiato? È cambiato il modo di vivere, è cambiato il rapporto con gli istituti finanziari, è cambiata la vita della mia famiglia, e a tutto questo abbiamo avuto un grosso appoggio dallo Stato, dalle forze dell'ordine. Siamo riusciti a mantenere in piedi le nostre aziende, siamo riusciti a continuare a dare gli stipendi a chi sta attorno a noi, ma soprattutto ho una coscienza pulita. Non è pentito? No, non sono pentito, anzi lo rifarei con ancora più forza di quello che ci ho messo oggi. Oggi a distanza di 5 anni si iniziano a vedere i risultati veri. Che cosa dice ai suoi colleghi che ancora non denunciano? Ma la via, diciamo, maestra è quella della denuncia. Bisogna prendere coraggio, unirsi con noi, il coraggio è più facile. A volte queste cose sono molto grandi, sono più grandi di noi, ma se stiamo insieme forse è più semplice risolvere il problema.